Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di loro, questi due marchi che attualmente non vanno molto d'accordo. Questo, come sapete, è il nuovo marchio, o meglio la nuova marchiatura che dovranno avere i droni obbligatoriamente dal 2023, mentre attualmente la possono avere appunto in previsione del 2023, mentre qua abbiamo il marchio numero uno nella produzione di droni. Come sapete, questa nuova marchiatura è stata introdotta da EASA, che andrà a affiancare la scritta CE appunto per andare ad indicare la categoria di appartenenza del drone. Quindi, in base alla categoria di appartenenza del drone, in base al numero che avremo all'interno di questo cerchio, quel drone potrà volare in determinate situazioni. Però DJI attualmente sta snobbando, o meglio non sta ancora introducendo questa marchiatura. Ad ogni uscita di un nuovo prodotto DJI per quanto riguarda i droni, uno degli argomenti più gettonati è proprio questo: avrà o non avrà questa nuova marchiatura? Sì, no, forse? Ad ogni uscita ormai è uno degli argomenti più caldi, è proprio questo, ma purtroppo rimaniamo sempre delusi. E allora a questo punto mi sono fatto delle domande: ma DJI ha veramente attualmente interesse a introdurre questa nuova marchiatura? Poi magari non lo sta facendo per motivi burocratici, non lo sta facendo per motivi economici, non lo so cosa c'è dietro realmente, ma attualmente dov'è tutta la fretta che dovrebbe avere DJI nell'introdurre questa nuova marchiatura? Allora, non l'ha introdotta con il Mavic Air 2, e già era un anno fa. Non l'ha introdotta dopo con il Mini 2, che è arrivato dopo del Mavic Air 2. Non l'ha introdotta con il nuovissimo DJI FPV, e sembra che non la introduca nemmeno con il nuovo Air 2S, il drone in uscita adesso ad aprile. E qui mi pongo ancora la domanda: ma DJI ha veramente interesse, gliene frega qualcosa di introdurre attualmente questa nuova marchiatura? Perché ragazzi, pensateci bene, DJI non la sta introducendo, continua a lanciare droni, anzi ha aumentato il ritmo di introdurre nuovi droni sul mercato, cioè non li introduce più a distanza con aggiornamenti di 2 anni, ormai li introduce con distanza di 1 anno, introducendo anche nuovi modelli, cioè veramente sta saturando il mercato, e lo sta saturando con droni che non hanno questa marchiatura. Quindi tutti questi droni nel 2023 avranno comunque delle limitazioni di volo, nel senso che dovranno volare in determinate situazioni, però adesso non vi sto a spiegare dove, come, perché non è questo l'argomento del video. L'argomento è: quindi DJI sta saturando il mercato con questi droni senza marchiatura. A un certo punto dovrà introdurla questa marchiatura, perché nel 2023 dovrà obbligatoriamente introdurla. Poi sicuramente la introdurrà prima del 2023, però tutti questi droni noi continuiamo ad acquistarli, anzi con più ne mette fuori, con più noi li acquistiamo. Io per primo, perché guardate cosa qua, cioè nel senso, sono io il primo che li acquista praticamente tutti, quindi voglio dire. Però secondo me DJI in effetti pensa: devo mettere una marchiatura, però perché la devo mettere adesso? Tanto i droni me li comprano lo stesso, ne vendo a milioni, quindi perché devo avere tutta questa fretta di mettere questa marchiatura? Una volta che avrò messo la marchiatura, avrò riempito comunque il mondo dei miei droni senza la marchiatura, ci sarà comunque chi vorrà quella marchiatura, quindi cambierà ancora il drone. Perché se adesso facciamo uscire dei droni, supponiamo un esempio, il Mini 2 esce senza marchiatura, ok, poi a un certo punto uscirà la versione con la marchiatura, a quel punto cosa facciamo? Lo cambiamo, non lo cambiamo? Stessa cosa l'Air, adesso arriva l'Air 2S, drone nuovissimo senza marchiatura, poi tra un anno uscirà la versione con la marchiatura, a quel punto lo cambieremo solo per la marchiatura, perché comunque la marchiatura a tanti interesserà, perché ci permetterà di volare in determinate situazioni che senza marchiatura non potremo fare. Quindi secondo me dietro a tutto questo c'è anche una sorta di genialata marketing, se vogliamo, perché comunque DJI attualmente senza marchiatura continua a venderli e ne vende tantissimi. Quando introdurrà la marchiatura continuerà a vendere quelli nuovi e probabilmente farà obbligatoriamente cambiare il drone, non a tutte le persone, perché non tutti interessano
interesserà magari la nuova marchiatura, però ha una buona parte di cambiarlo anche se non l'avrebbero dovuto cambiare, perché magari uno dice l'ho comprato l'anno scorso, non lo cambio, anche se è uscito il modello nuovo, ma se ha la marchiatura lo cambio perché quella mi interessa. Quindi DJI, che secondo me è numero uno nella costruzione e nella produzione di droni, ma è anche numero uno nel marketing, perché comunque se è arrivato dove è arrivato per i prodotti che ha creato, ma anche per come li ha venduti e per come ce li ha venduti. Quindi è numero uno in tutto. E poi ragazzi, parliamoci chiaro, tutta questa fretta DJI non ce l'ha anche perché non c'è un rivale, non c'è un competitor, non c'è un'altra azienda produttrice di droni che arriverà a mettere il marchio prima di loro. E se anche arrivasse l'azienda Pinco Pallino a mettere il marchio prima di loro, non ha comunque i droni a livello di DJI. Quindi DJI, essendo numero uno e avendo il monopolio, perché parliamoci chiaro, DJI involontariamente ha comunque il monopolio, non è un monopolio creato, perché è un monopolio che si è creato, quindi tanto di cappello, perché se sono arrivati ad avere il monopolio perché comunque hanno dato tanto al mondo dei droni, ci hanno dato comunque dei prodotti incredibili. Non gli è stato regalato niente dal punto di vista della genialità costruttiva, della genialità diciamo di portare nuovi prodotti e sempre prodotti super performanti. Quindi ragazzi, la mia opinione è che DJI attualmente sta snobbando la nuova marchiatura CE, perché non gli interessa attualmente introdurla, perché tanto non avendo rivali non gli interessa di aver fretta di introdurla, e soprattutto perché a un certo punto farà acquistare sempre tutti questi droni senza marchiatura, perché è inutile, ogni drone che esce ne vendono tanti e noi li continuiamo a comprare, e quando arriveranno quelli con la marchiatura andremo a cambiare tutti questi droni che sono praticamente nuovi. Quindi DJI ha creato secondo me un mondo di vendita all'interno del suo mondo droni, che è qualcosa di fantastico, cioè non è fantastico per noi che dobbiamo pagare, però se ci pensate bene ha creato questo ecosistema DJI che secondo me è geniale. Io la vedo così, poi ditemi la vostra, scrivetemi nei commenti se anche per voi è così o se ci sono altre motivazioni, però ragazzi pensateci bene, DJI tutta questa fretta non ce l'ha, è un motivo di non averla, ci sarà. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia opinione e le mie considerazioni e le mie idee per quanto riguarda la nuova marchiatura droni che DJI attualmente non sta considerando e non sta introducendo nei suoi droni, se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, così tante prime stampe 3D, voli in FPV, seguitemi lì se vi va, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!